Amici che ricevono torti a forma di cuore anche se non sono fidanzati, benvenuti, Calispera, 14 febbraio 2014, terza puntata con il nostro appuntamento del venerdì e saluto quell'uomo rosso dalla gelosia e dall'invidia che risponde al nome di Saro Zappalà. Buonasera al nostro pubblico, buonasera Fabrizio, buonasera Dani, buonasera Mister X, un bacio Lucrezia, buon Valentino, buon mio. Io saluto il nostro Mister X, Dario questa sera non c'è, poi chiarirò un po' l'equivoco della torta perché si è scatenato un putiferio di quelli assurdi, Casignano è stata rivoltata, la gente si è riversata per le strade, è successo veramente il finimondo, però va chiarito il fatto che era l'unico stampo che c'aveva a casa. Quello è stato il problema. Voglio gettare un po' di acqua sul fuoco. Era l'unico stampo che c'aveva a casa. E lo voleva fa fare a forma di stellina. Ho optato per quella a forma di cuore. Ed è meglio così, per fortuna. Va bene, cominciamo con la musica. Allora, adesso entriamo però in un clima un po' più serio. Passiamo. Come al solito dal serial faceto, 10 anni fa moriva uno degli ultimi grandi sportivi che hanno reso grande l'Italia e che nel contempo hanno reso grande il ciclismo. La notizia che fosse risultato positivo al doping, cosa che poi si è dimostrata del tutto non vera, ha suscitato grande scalpore, era il 5 giugno del 1999. La sua storia è stata raccontata anche in una fiction andata in onda su Rai 1 e insomma credo che tanti hanno, sicuramente più grandi di me, hanno avuto ricordi ben più vividi di lui e delle sue imprese. E noi questa sera vogliamo ricordare il grande Marco Pantani con una delle tante canzoni che hanno scritto e cantato in sua memoria. È una canzone dei Nomadi e si intitola L'ultima salita. Corri più veloce del vento. Il vento non ti prenderà mai. Corri ancora adesso, lo sento. Sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare. Dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te. I Nomadi con l'ultima salita, il nostro personale omaggio a quel grande che è stato Marco Pantani, che io personalmente non ricordo, ma ogni volta che torniamo a parlare di ciclismo con mio padre, lui mi dice sempre che ogni tanto mi faceva vedere le gare proprio per lui e forse da lì insitamente è nata questa passione per il ciclismo perché io personalmente seguo molto il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta, insomma le grandi corse a tappe e sempre con tanto grande interesse, al di là poi degli scandali che ci sono stati. Saro, mi sono dilungato un attimo con questa cosa, ripassiamo dal serial faceto e andiamo con la tua rubrica Saro dai numeri come sempre. Alleluia, 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 alleluia.
A lei il microfono. Buonasera al nostro pubblico e bentornati alla rubrica Saro dai numeri. Come sempre, più di sempre. Allora, ieri la serata è andata per la ennesima volta consecutiva a Don Matteo, che con 8.292.000 spettatori nel primo episodio e 7.598.000 nel secondo, ha conquistato la serata di Rai 1 con uno share del 28.37 nel primo e il 35.9 nel secondo. Un brutto debutto per il film con Fabio De Luigi e Claudia Angelini come bella forma amore, che ha conquistato appena 3.800.000 spettatori e l'11.36 per cento di share. Su The Two NCIS Los Angeles si è registrato appena 1.414.000 spettatori in 4.75 nel primo episodio e 1.325.000 spettatori con 4.82 nel secondo episodio. Su Italia 1 continua ad andare bene a Mistero, che ha intrattenuto 1.604.000 spettatori in 7.18% di share. Su Rai 3 I padroni della notte ha raccolto davanti al video 768.000 spettatori il 76% di share, mentre su Rete 4 il film Into the Sun totalizza 1.394.000 spettatori il 5.5% di share. Sulle 7 il talk servizio pubblico con Michele Santoro è stato visto da 2.368.000 spettatori il 10.29% di share. Su Rai 4 il trono di spada ha registrato 370.000 spettatori con 1.24 nel primo episodio e 332.000 spettatori con 1.45 nel secondo episodio. Perfetto, allora visto che siamo un po' lunghi andiamo subito perché è San Valentino, Sara, no? E allora, chi meglio di Mr. X in Love può raccontare l'amore? Siamo nel ciclo bretone della cappellata, e nel pieno proprio del ciclo bretone della cappellata, e ci ascoltiamo la puntata numero 46, la sesta della terza stagione, intitolata A volte sì. Sì, a volte sì. La lettera scritta da Mr. X per Lisa recitava le seguenti parole. Cara Lisa, se starai leggendo questa lettera sarà perché leggendo il mio nome non l'hai strappata in mille pezzi. Non mi leggerai fare battute perché mi sembrerebbe fuori luogo in un momento simile. È capitato spesso su Skype con qualche mio amico di ridere di me stesso, dei miei difetti e dei miei sbagli. Ciò succede anche nella mia vita di tutti i giorni perché anche a me piace buttare lì qualche battuta scherzosa, facendo ampio uso di autoironia per descrivere il circostante. Stavolta però la situazione è diversa. Da 3 mesi ho compiuto 21 anni. Da 5 anni si presume che io abbia la piena capacità di giudizio e che sappia discernere cosa è giusto e cosa non lo sia. In realtà accade fin troppo spesso che io necessiti del cosiddetto certificato dello scemo per far capire quanto io sia non professore. Credo però che siano rare le occasioni in cui io abbia avuto bisogno di questo certificato per via della mia ironia. Venerdì sera però ne avrei avuto realmente bisogno. Si dice che la confidenza sia padrona della mala creanza, della cattiva educazione. Ritengo di non essere un maleducato, ma so di essermi comportato male. Per la prima volta, mascherandomi dietro la mia ironia, ho superato il confine di ciò che non va assolutamente detto, senza volerlo, senza cattiveria, ma facendoti del male, amore mio. E ciò fa male anche a me. È brutto svegliarsi la mattina per subire un rimprovero da una ragazza dolce come te, uno di quelli che poi ti condiziona tutta la giornata. Mi rendo conto solo ora dei segni che non ho colto, dell'istante in cui dovevo mordermi la lingua per zittirmi. C'è un limite a tutto, ma avrei preferito capirlo subito, invece non l'ho fatto. Questa lettera che ti ho scritto a mano di certo non mi scuserà per il mio errore da matita blu, però non so che cosa fare per riuscire a rimediare. So solo che mi dispiace, altro non posso dire. Credo di essermi dilungato troppo, amore. Spero che tu possa capirmi. Cordiali saluti. Questo Maramaldo banditesco è anche parecchio filibustiere. Partì poi per Napoli e infilò nella cassetta della posta di Lisa la lettera che aveva scritto e quindi ritornò in quel derocatore del Greco. Quindi chiamò il suo amico Alfonso Signorini, eroe nazionale, al rapporto. Tu ti ricordi della battuta che ho fatto a Lisa ieri sera? Per dirti la verità neanche me ne sono accorto. Cazzo, allora non sono stato io l'unico a pirla. Era quella sul fatto che lei, se non si fosse innamorata di te, lo avrebbe fatto con tutti noi.
Precisamente. Beh, dai, avrebbe dovuto capirla. Sì, ma mi ha chiamato stamattina. Non l'ho mai sentita realmente incazzata con me, ma ho capito di aver pestato una merda abbastanza grossa dipingendola come una poco di buono. Sì, ma non è che hai sbagliato. Però è anche vero che non era quello il momento giusto per dirlo. Stavano anche gli altri e non aveva così tanta confidenza, e non avevano così tanta confidenza con lei da sapere che fino all'altro ieri preferiva più scopare con qualunque essere umano vivente che avere una relazione seria. Lo so. Ora non ci pensare più, le hai chiesto scusa. Sì, e le ho anche detto che avrebbe dovuto essere più chiara nello spiegarmi quello che avevo fatto una cazzata. Allora sei scemo! Perché? Lei ti chiama con tanta dolcezza e tu l'attacchi così. Non mi chiedermi cosa mi sia passato per la testa. E poi? Ah, sto tornando adesso da Napoli. Le ho scritto una lettera in cui le ho portato le mie scuse. E spero che non sia un problema quella mia battuta. Allora sei scemo! Allora sei scemo! Così te la sei giocata completamente! Scusa, ma dopo quello che le ho detto, non avevo il coraggio di guardarle negli occhi e dirle quello che pensavo di questa situazione. Penso che servirà solo un po' di tempo prima che le cose tornino al loro posto. Forse questo è stato il modo più inesatto di scaricarla. Alfo, mi capirà? Sta zitto, Cassandra. Lo capirà? Non lo capirà? Non lo capirà. Quel fellone di Mr. X non aveva fatto i conti col fatto che, secondo buonsenso, avrebbe dovuto scusarsi con Lisa. Effettivamente lui stava pensando all'Avi, non più alla sua farfallina. E magari pure vestita dalla mula ragazza dello spazio. C'è un vento fortissimo e noi rinchiusi in macchina a parlare. Bring the action. Dal mondo siamo in cerca di un segnale. Sono desideri, milioni di pensieri, neri tagli di tempo aspettando il tuo momento. C'è una vita migliore da qualche parte, amore. Tu mi hai detto partiamo, ma non sai in quale direzione. Che farò da domani? Adesso non lo so, sto progettando anche di odiarti un poco, perché non è nel futuro cosa c'è. Erano i La Differenza con Che Farò all'interno di questo appuntamento con FM5S intitolato Calispera. Voglio evitare equivoci e strumentalizzazioni, quindi ci tengo a precisare di non aver mai detto che essere figlia di un calciatore è uno status symbol. Ciò che ritengo evidente e naturale è che una mamma cerchi il meglio per un figlio. Se un padre potrà dargli l'opportunità di viaggiare in prima classe, da mamma ne sarei felice. Raffaella Fico, mamma di Pia, recentemente riconosciuta dal papà Mario Balotelli, ha precisato le sue parole, che sono state strumentalizzate in un intervento telefonico a Mattino 5. Mi preme quindi ribadire a tutti coloro che non mi hanno mai incontrata durante un viaggio in treno che viaggio sempre in classe economica e che mia abitudine è essere sempre disponibile ad interloquire con piacere con quanti mi avvicinano. Ma la cosa che in queste ore mi fa più male è la cattiveria emersa sulla base dell'estrapolazione di un discorso telefonico, cercando di strumentalizzare una frase e attribuendole un significato estraneo al mio pensiero. E questa era la notizia, la colleghiamo al fatto che il buon Mario Balotelli abbia segnato questa sera il gol decisivo in Milan-Bologna, un jolly pescato da un giocatore sopravvalutato che è uscito fuori da due gol di merda fatti contro la regina, e adesso me lo ergono a grande attaccante della nazionale italiana. Con ciò apro e chiudo questa mia polemica con me stesso. Allora, caro Saro,
In questi minuti sulla 7 si è parlato di Grande Fratello con Alessia Marcuzzi, che è la conduttrice da 8 edizioni del papà di tutti i reality show, e con Daria Pignardi, la quale lo portò in Italia. All'epoca era poco più che un esperimento sociologico, perché quello si prefissava di essere non un bachelor reality per checche isteriche e modelle che se la tirano con la puzza sotto il naso, però insomma Grande Fratello si avvicina, giusto? Sì, arriverà nei nostri teleschermi da lunedì 3 marzo alle 21:10 su Canale 5, ogni lunedì. E lei sarà pronta a vederselo, scommetto. Sì, almeno la prima me la vedo. Ah, bene, bene, bene. Allora ha perso uno spettatore. Devo intuire. Sì, io la vedrò. Anche perché sono curioso di vedere come sarà questo nuovo vecchio Grande Fratello. Dico nuovo vecchio perché a quanto ho capito si tornerà alle regole del passato, al massimo 18 concorrenti e nessun recast nella trasmissione. Cioè Sì, no, ma io quello che nessuna voglio capire, commissione. tu lo seguirai comunque sia, cioè almeno la prima puntata hai detto, ma fa intendere così che non lo seguirai tutto, oppure lo seguirai? Amico, seguirò la prima puntata con più attenzione, poi le altre video le seguirò, però le seguirò, se la prima puntata mi ha conquistato le seguirò anche con attenzione, se non mi ha conquistato la prima puntata la seguirò ugualmente ma con meno attenzione, Ah, se è ok, conquistato. perfetto. Tanto sei consapevole che noi il lunedì non lo trasformeremo nel GF secondo FM5S, sei Perché consapevole? purtroppo, scusami se ti interrompo, però io stavo dicendo perché purtroppo loro hanno, a Canale 5, fatto il cattivo errore, proprio l'errore imperdonabile, di non rinnovare la Jalapas, che Ecco. comunque dava quel tono di ironico, di divertente, ad una trasmissione che ormai secondo me non ha più niente da dire. Esatto, tra l'altro Uno io poi devo non sta fare giovane, un'errata comunque ha fatto una corrige, cosa. aspetta Saro, devo fare un'errata corrige ad una notizia che avevamo dato nei giorni scorsi. In realtà il Grande Fratello, anzi Grande Fratello, perché il titolo della trasmissione è questo, non è vero che non avrà la striscia, cioè l'intero daytime su Mediaset Premium, lo avrà, infatti mi sono stati aggiunti a tradimento i canali Extra 1 ed Extra 2, mortacci loro, io non li voglio, io non voglio vedere il Grande Fratello. Oh, dopo la canzone parleremo un po' di Sanremo perché ci sono tante notizie, ma intanto ci ascoltiamo il buon... Io dico soltanto un'altra cosa, Dica. allora, un Grande Fratello, appunto, stavo dicendo, pieno di novità, a cominciare appunto dalla striscia quotidiana che passerà da Canale 5, Italia 1, dalle 17:50 alle 18:30 e replica dalle 11:50 alle 18:30. Perfetto, Luca Carboni con la mia città. Mi fa sentire solo una città senza pietà, la mia città non la conosco mai fino in fondo, troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai, tu dimmi dove sei adesso, dove si va, cosa si fa, dove si va, siamo sempre dentro a qualcosa, una buca che va o dentro il tram, senza mai vedere il cielo respirando smog, ma guarda là che cazzo fa, ma pensa a te, ma come guida quel deficiente, poi guarda qua che ora è già, ma chi ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente? Carboni con la mia città, stavamo discutendo io e Saro se ci fosse stata anche una canzone di Carboni dedicata a Pantani. In realtà non mi risulta, ho visto oggi la pagina Wikipedia dedicata a Pantani, non ho trovato niente in merito.
Parlavamo di Sanremo perché ci sono tante notizie a riguardo. Intanto che ci sarà Sanremo Club, che sarà una sorta di anticipazione, di prepartita, chiamiamolo così, per usare un termine calcistico, alle ore 20:45. Tra i tanti ospiti ci saranno Letizia Castà, Claudio Baglioni, Raffaella Carrà, Renzo Arbore, Gino Paoli, Franca Valeri, Enrico Brignano e Luca Parmitano. Poi ci saranno tanti presenters, tra cui dal mondo dello sport l'atleta dell'Arma dei Carabinieri, medagliato alle ultime Olimpiadi di Sochi, Armin Zögerler, che è italiano, anche se in realtà è un austriaco sotto copertura, e poi tante altre sorprese, insomma, che sveleremo nella puntata di lunedì, la prima di Dietro le Quinte Maledette, perché non vi vogliamo svelare niente. Ci sarà forse anche Beppe Grillo, credo nella puntata del 18, non ho capito in quali modalità, ma dovrebbe esserci. Ricordiamo che Beppe Grillo, prima di scendere in campo col Movimento 5 Stelle negli anni 80, era un comico e mi pare che condusse anche un'edizione molto discussa del festival negli anni 80, mi pare anche quella del 78 con Rino Gaetano che cantava Gianna. Così vado un po' a memoria nei vari cassetti della memoria. E insomma, vedremo quello che sarà. Ma io chiedo al nostro Saro, sti 20 milioni di euro all'anno persi da Sanremo nelle ultime tre stagioni, 2010, 2011, 2012, sono normali per un servizio pubblico in perdita come la Rai? Prego. Decisamente no. Infatti io avrei dato, che ne so, Sanremo anche a persone con low budget, eh. Avrei fatto un'edizione che andasse a puntare più sulla musica invece che sugli ospiti e anche meno costoso, perché se la Littizzetto costa appena 350.000 euro, se non sbaglio, Fazio ne costa 600, se non erro. Sì, diciamo Quindi che come al solito quei due hanno il portafoglio, il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Il nostro Mister X mi precisa che Sanremo Club è la serata del venerdì, quindi mi è giunta una notizia sbagliata come al solito, perché credo che chi cavolo scrive pezzi su TV Blog, porca miseria, grazie a San Bruna o Giulio Pasqui anche, tanto. E poi chiede disturbatore in prima fila Grillo, ma io ce lo vedo proprio con spade e con lancia che le manda a dire a quei due filibustieri di Fazio Fabio e Yolanda Littizzetto. Poker face Lady Gaga. Con Poker Face all'interno di questa terza puntata di Calispera, e insomma, vedremo quello che sarà il Festival di Sanremo. Lo ricordiamo da lunedì sera con Dietro le Quinte Maledette.
Io e Mister X in diretta da Sanremo, dalla nostra apicale aziendale che abbiamo affittato e che metteremo vicino al teatro Ariston, e i nostri Sara e Dario invece comodamente dal salotto di casetta loro, belli al calduccio, belli tutti carini carini, confortati dai loro genitori, e noi al freddo e al gelo. Che bello, ma dopo tutto noi abbiamo rifiutato 990.000 euro perché ci avevano proposto di non parlare di Sanremo, e invece noi faremo questi intrafestival dal 17 al 23 e commenteremo, ci faremo delle risate, vero Saro? Sì. Per quattro sere. Perché mi piace. Oh, perché tu la definisci una sagra della musica, come hai avuto modo di dire. Quella è musica. Oh, e però ti ricordo che l'Eurovision Song Contest lo devi seguire ugualmente. Pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per rispondere a delle congratulazioni con un sonoro per favori. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Allora, silenzio. La mia ragazza è una poco di buono. Dopo quasi 4 anni di fidanzamento mi lascia all'improvviso, dopo i sacrifici fatti per lei. Ha creato un gruppo segreto insieme ai suoi tromba amici, dove ha messo video e foto nuda per farmi un dispetto, e poi mi ha invitato. Io non me la sono presa più di tanto, ho caricato tutto su dei siti porno e poi l'ho segnalata per dei contenuti inappropriati. Ora il suo account di Face è bloccato e qualcuno mi ha già chiesto come mai stavo con un'attrice porno. Allora, io ringrazio il nostro Saro Zappalà. Io ringrazio me Fabrizio, il nostro pubblico, Dario Manini, Mister X, un bacione grazie e buon San Valentino. Sì, sì. Tanto la torta per San Valentino l'ha fatta per me, anche se quella era una torta per la vigilia di San Valentino, e ritorno a precisare, era l'unico stampo. Mi sembra che sia il cioccolato, vero? Sì, e me la sono pappata tutta, ed era l'unico stampo che c'avevo a casa. Ringrazio Mister X, non saremo in onda domani sera, quindi saremo in onda domenica con Scalo 208 dal vostro singolissimo Fivri. Buonanotte, ci sentiamo domenica, ciao. Bring the action.